Tutte ragazze, oggi vi presento una nail art che ho chiamato nail art coccinella utilizzando la tecnica del decoupage. Allora, qui potete vedere un tovagliolo proprio per il decoupage. In questo caso ho scelto il motivo della coccinella. Ho ritagliato con una forbicina la coccinella da applicare sulla nostra unghia e adesso vi farò vedere, sempre con l'aiuto di una pinzetta, come fare. Allora, ho preso un'unghia artificiale e sono andata a stendere sull'unghia artificiale uno smalto. Questo io ho utilizzato questo qui della Yvonne Milano, che è il verde menta. Ho utilizzato questo perché è una nuova marca che sto acquistando ultimamente e mi sono trovata molto bene. Sono solo che sono molto molto leggeri, quindi meritano una doppia passata abbondante. Quindi ho steso questo smalto verde menta sull'unghia e poi adesso, con l'aiuto di uno smalto trasparente, andrò ad utilizzare ad applicare, scusatemi, la coccinella. In questo modo qui vado a mettere lo smalto solo sulla parte che interessa, ne metto un poco giusto per far aderire la coccinella. Poi prendo la coccinella con l'aiuto di una pinzetta, se il disegno è troppo grande non vi preoccupate, lo andate a tagliare dopo. E vado ad applicarla in questo modo qui, la faccio aderire bene. Qui, e sempre con una forbicina vado a tagliare le parti in eccesso. Bene e andiamo a tagliare la parte in eccesso, che in questo caso è da questo lato. Ecco qui. Dopodiché andiamo a stendere sempre sul disegnino lo smalto trasparente. Abbondate in questo caso con lo smalto trasparente perché comunque si deve impregnare il disegnino e quindi deve aderire ben bene. E sicuramente verranno fuori altre parti in eccesso del disegnino. Per questo voi fate un'abbondante passata. Dopodiché andate, vi allungate comunque su tutta l'unghia, in questo modo qui. Sempre con l'aiuto di una pinzetta vedete un po' le parti, diciamo, sollevate e quindi le andate a far aderire bene all'unghia, perché altrimenti rischiate che si alzi il disegno e quindi non aderisca bene. In questo modo qui. Leggermente la pulite in questo modo qui, sempre piano piano. Ecco qui, e aspettate che lo smalto ovviamente asciughi. In questo caso dovete aspettare un pochettino in più perché comunque abbiamo, in questo caso io ho abbondato con lo smalto trasparente proprio per far aderire il disegno. Quindi una tecnica molto molto semplice, trovate i tovaglioli diciamo in tutti i negozi che vendono materiale per il decoupage, trovate vari disegni dagli animali ai fiori, dai personaggi, anche dei cartoni animati in alcuni casi, e potete realizzare in maniera molto molto veloce una bellissima nail art. Spero che vi sia piaciuta, vi saluto e al prossimo tutorial. Ciao!